Marco Rizzo, libero della Tonno Callipo, secondo anno a Vibo. Per te, archiviata la regular season, vi state concentrando all'atto finale più importante della stagione, appunto quello dei playoff. Ma facendo un passo indietro, che stagione regolare è stata quella appena finita, sia per la Tonno Callipo che per te a livello individuale? Sì, sicuramente questa stagione è stata veramente entusiasmante, non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma anche per il calore, l'entusiasmo, l'affiatamento che avevamo noi in squadra come gruppo, con lo staff tecnico, quindi si è creata veramente un'alchimia importante che ci ha fatto vincere anche partite dove magari il pronostico non era dalla nostra parte. A discapito della scorsa stagione, sinceramente è stata completamente l'opposto, è stata ricca di soddisfazioni, ci siamo tolti belle gioie e questo infatti si è sentito nell'ambiente. E di conseguenza, quando le cose, sai, vanno anche abbastanza bene, anche il mio rendimento, sono soddisfatto della stagione che ho fatto, però ora viene la parte più importante, quindi quello che è stato fatto finora sì, conta fino a un certo punto, ma ora dobbiamo concentrarci veramente a fare un bellissimo risultato che sarebbe importante per tutta la piazza di Vibo. Come vi state preparando ai playoff? Ai playoff stiamo lavorando tanto in sala pesi e stiamo cercando di limare quelle cose che magari ancora non vanno, che facciamo fatica nelle nostre fasi di gioco, quindi penso che stiamo facendo un buon lavoro e arriveremo a giocarci il 9 marzo la partita di Monza in maniera molto aggressiva e convinti del nostro potenziale. Ecco, Monza è un avversario che in qualche modo conoscete bene, l'avete già affrontato 3 volte nel corso della stagione, prima la Coppa Italia, poi la regular season. Che avversario però ti aspetti adesso ai playoff? Beh, sicuramente Monza sì, l'abbiamo incontrata 3 volte, ci hanno battuto 2, una siamo riusciti a vincere, però queste partite diciamo si annullano, loro sono comunque una squadra che ha fatto un grande campionato. A discapito di come avevano iniziato, che erano in difficoltà, sono riusciti a chiudere la regular season quarti, quindi vuol dire che sono un'ottima squadra, sono molto forti a muro e in battuta, e in quelle fasi di gioco noi dovremo avere molta pazienza, abbiamo i mezzi per poter raggirare questi loro punti di forza e secondo me se giochiamo in maniera lucida e con pazienza riusciremo a fare qualcosa di buono. Il tecnico Valerio Baldovini ha sempre dichiarato che i risultati ottenuti, anche quelli inaspettati, sono frutto di un grande lavoro di squadra fatto soprattutto durante la settimana, quindi in palestra. Sei d'accordo o secondo te c'è anche qualche altro fattore che ha determinato questo risultato? Sì, diciamo che quest'anno è stato un mix di situazioni e di elementi che ha fatto sì di arrivare quinti in regular season. Sicuramente il lavoro fatto col nostro tecnico è stato importante perché ogni settimana si spingeva e si lavorava su elementi specifici che facevano bene poi al nostro gioco e infatti in molte partite questo si è visto. È chiaro che quando vinci, quando le cose vanno bene, anche il gruppo ne trae giovamento, quindi siamo stati sin da subito molto affiatati come giocatori ma anche fuori dalla palestra. Quindi penso che in molte partite, soprattutto nel girone di andata, quando abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, siamo riusciti anche a spostare l'inerzia della partita dalla nostra parte. Per te che conosci molto bene il calore del pubblico vibonese, avendolo vissuto appunto nella scorsa stagione, quanto è pesata l'assenza della tifoseria in questo campionato e che cosa ti senti di dire appunto ai tifosi in vista dei playoff? Continuate a sognare? Certo, noi diciamo ai tifosi di continuare a sognare perché vogliamo far bene in questa ultima parte di stagione che è importantissima per regalare nuove emozioni a tutta questa realtà. Io l'ho sempre conosciuta da avversario, ora questi 2 anni ho avuto il piacere di viverla. L'anno scorso i tifosi erano presenti al palazzetto e si facevano sentire. Mentre quest'anno purtroppo, che la stagione è andata anche meglio dell'anno scorso, il calore del pubblico è mancato. Spero che in questa fase finale del campionato cambino un po' dei decreti, dei regolamenti, perché il loro supporto è importantissimo per noi e speriamo appunto di gioire insieme in queste ultime partite che rimangono.
Che effetto ti fa sapere di aver contribuito ad un risultato storico per la Tonno Callipo, quello del quinto posto in classifica che appunto non si era mai verificato prima d'ora? Beh, sicuramente è stato un motivo di orgoglio per tutta la piazza vibonese. Noi giocatori siamo felicissimi e, come ho detto prima, non vogliamo fermarci qui, vogliamo raggiungere altri traguardi, non solo il quinto posto, e far sì che questa stagione rimanga veramente nella storia della Tonno Callipo.